Si avvicina il centenario della Coppa Acerbo. In attesa della fatidica data del 13 luglio, la città di Pescara sarà protagonista di numerose tappe di avvicinamento all'evento. Si parte questa sera alle ore 19 col raduno in Piazza Salotto per i 40 anni Ferrari Testa Rossa. Alle ore 9 di domani, giro turistico sullo storico percorso del circuito di Pescara. Sempre domenica è previsto poi il convegno sul tema La bella favola del circuito di Pescara. La settimana successiva, il 22 giugno, ci sarà l'inaugurazione della mostra storico-documentaria La Coppa Acerbo, motori, consenso, modernità. La Old Motors ormai sono 20 anni che rievoca il circuito di Pescara, non poteva non essere presente nel centenario e siamo a capo di tutta un'organizzazione insieme alla Proloco Pescara Ternum e soprattutto insieme alla sovrintendenza, al Comune di Pescara e al Consiglio regionale d'Abruzzo. Siamo a capo di questa iniziativa e il 13 luglio ci sarà questo grande evento dove torneranno per la prima volta tutti insieme i parenti di tutti i piloti che hanno corso qui a Pescara. Far scoprire questa storia ai cittadini di Pescara e a tutti coloro che vengono a Pescara, perché attraverso le tradizioni noi rafforziamo anche l'aspetto turistico, l'aspetto culturale della città. Le cose che abbiamo vogliamo metterle in mostra bene e questa è l'occasione. Abbiamo anche la sovrintendenza insieme a noi, quindi l'aspetto culturale è preponderante, ma deve essere così, perché Pescara è una città che ha dato molto alla cultura e vuole continuare a dare.